Ciao a tutti, bentornati su Ginger Generation e soprattutto buon 2012 a tutti. Oggi è il 1º gennaio, abbiamo deciso di inaugurare questo nuovo anno con una nuova serie che faremo su Ginger durante tutto il corso di quest'anno, che si chiamerà Ginger Loves. Durante le varie puntate che vedremo sul canale parleremo dei nostri prodotti preferiti di bellezza, dei film, delle serie TV, della musica preferita, insomma tutte le cose che trovate su Ginger, ma vi racconteremo quali sono i nostri preferiti di questo periodo. Quindi per iniziare questa serie, quale modo migliore del fare il video dei preferiti dei prodotti di bellezza del 2011? Ah, qui davanti a me tutta una serie di preferiti, le cose che mi sono piaciute di più, quello che ho usato di più e dei prodotti che ho scoperto nel 2011 e che ho usato tutto l'anno e che amo tantissimo. Allora, iniziamo. Per prima cosa devo annunciarvi che io non ho trovato un fondotinta, un correttore che mi sono piaciuti e che mi hanno entusiasmato in questo 2011 e sto continuando a cambiare. Quindi questo è ancora uno step che non ho trovato, quindi non ho nessun preferito da mostrarvi per il 2011 perché ne ho provati diversi, ne ho provati tanti. Ho provato un fondotinta di Chanel, ho provato il fondotinta di Lush, varie cose, anche quelli di Make Up For Ever, che però non mi hanno entusiasmato. Quindi sono ancora alla ricerca del fondotinta perfetto, vi terrò aggiornate su come vanno le cose. Tra l'altro, se qualcuno di voi invece ha trovato un fondotinta che gli è piaciuto tantissimo quest'anno e me lo vuole consigliare, lo scriva nei commenti sotto perché sono assolutamente pronta ad ascoltare i vostri consigli perché non vedo l'ora. Nonostante io non abbia trovato il fondotinta perfetto, ho trovato il modo perfetto per applicare il fondotinta sulla mia pelle, che è questa, che è la Beauty Blender. Scusate che la mia è un po' sporca, ma l'ho usata stamattina, quindi questo è il risultato. La Beauty Blender è una spugnetta, vedete, questa è una spugnetta rosa, che conoscete molto bene, molte ragazze americane, molte guru americane ne parlano. Infatti in America è venduta da Sephora, da noi purtroppo no, è venduta solo su un sito, almeno quanto io sappia, quindi vi dico quello che so. Se poi invece qualcuno sa dove trovare un altro modo me lo dica, che si chiama makeuplandia.it. Comunque se ho sbagliato qualcosa ve lo scrivo nel box informazioni sotto. La Beauty Blender è una spugnetta che adesso qui vedete che è grossa, però in realtà quando non è bagnata, perché se è bagnata perché l'ho usata poco fa, è più piccolina. Prima di usarla dovete bagnare e strizzarla bene e quindi aumenta di volume, diventa così, e applicate il fondotinta. E a me dà l'applicazione più naturale e più bella che ho mai ottenuto con un fondotinta, quindi la Beauty Blender è sicuramente un preferito del 2011. Andando avanti con, quindi mi metto anche correttore, non ho ancora trovato un correttore che mi soddisfi. Io non ho tantissimi problemi di pelle, ma ho le occhiaie che sono abbastanza evidenti, quindi sto cercando un correttore che mi copra le occhiaie a dovere. Ho usato il correttore di MAC, Pro Long Lasting Concealer, comunque quello a lunga tenuta. Mi piace, però non è ancora un preferito, quindi sono ancora alla ricerca. Per quanto riguarda invece gli altri prodotti di trucco, quest'anno come base per l'ombretto ho usato esclusivamente una cosa, che è questo, che sono i Paint Pot di MAC. I Paint Pot, per molti li conosceranno, sono degli ombretti in crema che appunto hanno consistenza cremosa. Ve ne faccio vedere uno, mi sono piaciuti tutti, ve ne faccio vedere uno perché è il primo che ho trovato ed è quello che ho usato di più, che è Vintage Selection. Che è questo qui, come potete vedere ne ho usato un bel po', che è un color champagne rosato molto luminoso. E questo era di una collezione limitata che era, mi sembra, la Champagne Collection, però non me la ricordo. Però in generale tutti i paint pot, io ho usato i paint pot tutto l'anno, non uso altre basi per l'ombretto perché ho trovato che siano quelle che mi fanno naturalizzare l'ombretto di più, che danno una bella luminosità sotto e fanno risaltare i colori di più. E anche la mattina, per esempio, quando sono di corsa, prendo un paint pot come questo Vintage Selection o altri paint pot che sono comunque dei colori un po' brillanti, luminosi, metto solo quello, un po' di eyeliner, mascara e sono pronta per uscire. Quindi questi mi sono piaciuti molto. Gli ombretti in crema in generale, ho provato anche quelli di Benefit, però questi sono i migliori secondo me. Invece, per quanto riguarda gli ombretti, quando una palette, la mia preferita in assoluto di quest'anno è Dadan, questa che molti di voi conosceranno, è la Naked, la palette Naked, che eccola qua, molti di voi la conoscono. Io ho quella con il pennellino, adesso la togliamo. Comunque questi sono i colori, ma molti di voi la conosceranno sicuramente. Comunque sono una serie di colori neutrali, mi è piaciuta molto quando io viaggio molto anche per lavoro e quella che è stata la palette che mi portavo in giro per
per quando viaggiavo portavo solo questa, tanto il pennino c'è anche già dentro, mi portavo un altro pennello, ma eyeliner, mascara ed eravamo pronti per andare. Penso che ci sia una bellissima selezione di colori neutrali e anche qualche colore più scuro che non fa mai male. E se avete letto Ginger o comunque qualsiasi altro sito che parla di prodotti per bellezza, saprete benissimo che a fine gennaio e primi di febbraio Sephora Italia ha annunciato che la Naked 2 arriverà anche in Italia, quindi sono molto entusiasta di questa nuova palette. Tra l'altro ho visto dei colori che mi piacciono molto e quindi sicuramente appena potremo mettere le mani su questa palette vi faremo una review completa su Ginger. Per quanto riguarda invece gli ombretti singoli che mi sono piaciuti molto, sono stati, allora, prima di tutto questo, che è un ombretto che è un po' caro, però io l'ho usato tutto l'anno, mi è piaciuto tantissimo, ed è questo colore qui, che è Fauve di Chanel. È un ombretto singolo ed è un colore taupe chiaro, tendente sul viola, grigio. Vi faccio vedere il nome, è questo qua. Speriamo che sia... Ok, questo è un... faccio vedere uno swatch. È un colore bellissimo, io molto spesso lo uso come ombretto singolo senza usare nient'altro, senza... solo quello, anche niente nella piega, lungo tutto l'occhio, mi piace tantissimo ed è il mio ombretto preferito in assoluto quest'anno. Nell'altro, gli altri due ombretti che ho usato tantissimo quest'anno e che mi sono piaciuti tanto, anche vi anticipano un altro preferito, che infatti li troviamo qua dentro. Questa è la Z Palette, come potete vedere che è un altro preferito, perché è una palette magnetica in cui voi potete mettere tutti i vostri ombretti singoli e come vedete, cioè, non cadono, stanno lì, è comodissima per viaggiare. E dentro la mia Z Palette, dove io ho i miei ombretti MAC e altri ombretti sparsi che ho, troviamo gli altri due preferiti, che sono questi due qua, che sono questo All That Glitters da MAC, che è un bellissimo color champagne chiaro, bellissimo anche come illuminante sulla palpebra, lo adoro, e questo che è forse il mio ombretto preferito in assoluto che ho mai acquistato, che è Set and Top da MAC, che molto di voi conosceranno, ed è il mio colore preferito, lo adoro, lo metto tutto l'anno e penso che continuerò a metterlo anche nel 2012. Quindi questo è quanto degli ombretti. Poi un altro, non sono dei colori in generale, ma è una marca di ombretti nuova che è arrivata in Italia, che è la Inglot. Questa è una delle mie palette, questa è la palette che io chiamo più scura, e gli ombretti Inglot mi sono piaciuti tantissimo. Non ho un colore in generale che mi è piaciuto, forse questo, ma non so il numero, quindi non vi dico che numero è. E comunque gli ombretti Inglot mi sono piaciuti tanto, poi io adoro la loro palettina che si chiude così, bellissima. Poi, sempre per completare il look degli occhi, eyeliner. Allora, gli eyeliner che ho preferito sono... questo è un preferito del 2011, ma è stato un preferito del 2010, da quando li ho provati non ho mai più cambiato, perché secondo me sono le matite migliori del mondo, e sono queste, le matite di Make Up For Ever. In particolare questa è la matita nera. Faccio vedere, vabbè, questa è tipo la terza o la quarta matita nera che compro di Make Up For Ever. Sono morbide, stanno tutto il giorno, non se ne vanno assolutamente, e io le adoro, non ho nient'altro da dire sulle matite di Make Up For Ever. Le ho di tanti, no, non ne ho di tantissimi colori, perché io non metto colori strani, però ce l'ho così, marrone e un color champagne che metto nella linea interna dell'occhio quando voglio aprire un po' il mio occhio. Per quanto riguarda invece l'eyeliner in liquidi, mi è piaciuto tantissimo questo, che è anche molto poco caro di prezzo, quindi lo potete usare benissimo, che è il eyeliner liquido di Kiko. Vi faccio vedere l'applicatore. Io adoro questi applicatori qui, che sono, io li chiamo gli applicatori anti-imbranataggine, perché io sono imbranatissima. Invece questo è di feltro, però è rigido, non è come quelli che si molliciosi, che si muovono, che a me non piacciono. Questo qui è facilissimo, tiene una linea dritta, e adoro il mascara, il eyeliner liquido. Io tra eyeliner liquido, gel e matita vario a seconda dei look, quello che mi piace di più. Molto spesso quando faccio dei trucchi tipo quello di oggi, in cui ci sono delle labbra molto, molto intense, sugli occhi mi piace il mascara e l'eyeliner liquido, non so perché mi piace molto l'effetto. E parlando di eyeliner in gel, una scoperta che penso che è stato l'eyeliner in gel più bello che ho mai provato, non ne proverò mai un altro, è questo,
che è di Inglot, che è il numero 77, ed è l'eyeliner in gel di Inglot, che è fantastico, forse ne avete sentito parlare, comunque potete dire che ne ho usato un bel po', ed è meraviglioso. Anche questo rimane tutto il giorno, è di un nero intenso, non ho mai visto un nero così intenso, ed è veramente waterproof, sta lì, non se ne va, anzi, toglierlo, dovete avere lo struccante giusto per toglierlo, perché sennò vi rimane come per la mattina dopo sembrate un panda. Comunque mi è piaciuto tanto, io lo metto con il pennellino, quello, come si chiama? Quello così, no, non so. Il pennellino angolato, lo metto con il pennellino angolato. Poi, per completare il look degli occhi, mascara, il mio mascara preferito quest'anno, e penso che lo sarà per tantissimo tempo, è questo, che è The Real di Benefit, cioè il nuovo mascara di Benefit, penso che ne avrete sentito parlare tantissimo. Allora, a me l'hanno... faccio vedere lo scovolino, che è questo qua, che è molto bello perché, come potete vedere, sulla punta ha delle altre puntine, ed è in plastica e ha delle altre puntine che viene tutto a prendere queste ciglia, soprattutto negli angoli, per tirarle bene, e questo mi piace molto. Questo è il mio secondo, è uscito quest'estate, è del secondo, secondo che compro, perché mi è piaciuto tantissimo. Penso che non ci siano, non so, almeno per me, per le mie ciglia non ci sono rivali, questo è il migliore in assoluto. Allora, andiamo avanti con i preferiti. Per quanto riguarda la cipria, e anche questa è un'altra preferita che si ripete negli anni, ed è la cipria in polvere di Make Up For Ever, penso che la conoscerete tutti, è questa qui traslucida, che è sul bianco ma che poi diventa traslucida quando l'applicate. Io l'ho comprata, tra l'altro questi due, la matita e la cipria, le avevo comprate insieme, che era un set che Make Up For Ever aveva messo a Sephora il Natale dell'anno scorso, più o meno quando Make Up For Ever è arrivato in Italia. Io l'avevo comprato, costava pochissimo, c'era una cipria, matita, mascara e due struccanti in regalo. Tra l'altro il mascara era il mio ex preferito prima di che la Benefit realizzasse The Real. E questa è ancora lei, io l'ho comprata allora, quindi nel Natale del 2010, Natale 2010, sì, ed è, ce n'ho ancora tanta, come potete vedere, la uso tutti i giorni da 2 anni. Io ho la pelle grassa, quindi per me questa è perfetta, la metto la mattina e mi tiene un pacizzato tanto. Ovviamente d'estate devo riapplicare un po' di cipria, ma d'inverno basta quella e mi placa tutto quello che è, tutto il sebo che esce. Per i blush mi sono piaciuti diversi, ma questo è stato il mio preferito in assoluto. In generale mi sono piaciuti molto i blush che sono sul pescato, penso, sul pescato oppure più sul rosso, penso che mi siano molto bene, mi sono piaciuti molto. Questo in generale è un blush, potete vedere, è della collezione di MAC Wonder Woman, che è uscito un po' di tempo fa, e si chiama Mighty Aphrodite, questo è il nome, quindi purtroppo è una collezione limitata. Comunque questo è il colore, e io vi giuro, sembra che non l'ho usato, io lo chiamo il blush infinito, perché sembra che io non l'ho mai usato, in realtà io l'ho usato quest'estate tutti i giorni. Ho alternato, ogni tanto mettevo anche ancora la lista di Benefit, ma questo è stato il blush che ho usato, e sembra che non l'ho neanche toccato, cioè guardate, scusate, ho preso gli specchi. Sono due colori, quindi uno è questo, che è un color pesca molto chiaro, e l'altro è questo qua, che invece è un po' più scuretto. Però se voi lo prendete insieme, se vi faccio vedere, insieme vi dà questo colore rosa pescato bellissimo, che almeno sul mio colore, se avete il mio colore di pelle, sta molto bene, ma penso che a tantissimi colori di pelle sta bene. Quindi questo assolutamente Mighty Aphrodite preferito come blush. Poi appunto ce ne sono stati altri, io adoro i blush di Benefit, adesso tra l'altro è uscito e stiamo già provando, e la Benefit ce l'ha mandato, lo stiamo provando per voi, il Nirvana, il nuovo blush di Benefit, che tra l'altro sto indossando in questo momento, che è fantastico, a breve avrete sicuramente una review di quello. Poi vediamo che cos'altro, prodotti per le labbra. Allora, prodotti per le labbra preferiti, io sono, allora, partiamo da questo presupposto che poi... Io ho proprio un problema con i profumi, non riesco a mettere i profumi che sono troppo
troppo forti, troppo intensi, e questo vale anche per i rossetti. Per esempio, io i rossetti di Kiko non riesco a sopportarli perché hanno un odore che mi fa venire mal di testa istantaneo. Quindi io ho un tipo di rossetti che mi piace molto, che sono una marca di rossetti che mi piace molto perché appunto non mi fanno venire mal di testa, oltre che avere una grandissima selezione di colore, che sono i rossetti di MAC. Io praticamente metto solo rossetti MAC. Questo è uno dei miei preferiti, che è Blankety, che è un nude molto carino. E mi sono sporcata tutta. E niente, io adoro i rossetti di MAC. Non ne ho tantissimi perché ovviamente non sono economici, come sapete. Però ne ho una buona selezione tra nude e colori un pochino più intensi. E tra l'altro un altro dei miei preferiti è stato Viva Glam Gaga 2 quest'anno, che è un bellissimo nude. E l'anno scorso anno Viva Glam Cindy, che era un rosso ciliegia meraviglioso che io avevo comprato vari, ne ho comprati vari perché penso che fosse uno dei rossi che mi stesse meglio, e quindi quello mi era piaciuto molto. Come sapete, poi i rossetti di Viva Glam vanno completamente tutti in beneficenza. E sempre di MAC adoro per i loro Crimson Glass, che sono questi qua. Questo è un packaging speciale perché era della collezione di Natale. Comunque hanno l'applicatore, quello classico. E mi piacciono molto perché sono molto cremosi, non appiccicano. Io odio i gloss che appiccicano. Per esempio, i gloss normali di MAC li odio profondamente perché appiccicano. Quindi questi sono fantastici. Hanno sempre lo stesso profumo vanigliato, che però è molto leggero. A me non crea mal di testa assolutamente. E quindi questi mi sono piaciuti molto. Insieme anche a quelli di Revlon, che non so come si chiamano, però anche quelli sono molto cremosi e sono molto carini. E poi un colore che mi è piaciuto molto, che è di un'altra marca, che è di Pupa. Ed è questo, che è il numero 100 di Pupa. Vediamo se dice un nome particolare. Pupa Volume, numero 100. È un nude perfetto. E questo è un po' disastrato, poverino, poverino, perché sta nella mia borsa. Comunque è un colore bellissimo che mi piace molto. Aspetti che ve lo swatcho. Qui è praticamente uno di quei colori, le tue labbra, ma meglio, se, per me almeno. Mi piace tantissimo. E penso che siamo arrivati più o meno alla fine di quelli che sono i miei prodotti di trucco preferiti. Ho qualche prodotto di skincare che mi è piaciuto molto. Allora, il primo è questa, ve la faccio vedere bene prima, che è la crema contorno occhi di Benefit. Mi è piaciuta tantissimo. E si chiama Eyes It's Potent, Eye It's Potent di Benefit. Questa, vabbè, ve la faccio vedere, è una crema occhi. E anche questa ce l'ho da diversi mesi, e come vedete ne basta un pochino per fare praticamente tutto l'occhio. Lo metto mattina e sera e mi piace tantissimo. Per quanto riguarda il mio routine di creme, eccetera, sono ancora decidendo, sto ancora decidendo, sto ancora provando varie cose, quindi non ho trovato un gruppo di creme che funziona bene per me, quindi sto ancora provando. Però, ups, ho fatto vedere tutto. Ci sono dei prodotti di Lush che mi sono piaciuti tanto, che sto usando e che sono la mia crema, la mia maschera preferita di Lush in assoluto, che è questa qui, che è la mascherita piperita. Io adesso l'ho finita, quindi non posso farvela vedere. Però è una maschera fantastica, una maschera appunto, secondo me, molto adatta per le pelli grasse perché la purifica, rinfresca. Io l'adoro, questa penso sia la, non so, settima, ottava barattolino che uso, e mi piace tantissimo. Tantissimo, veramente. E poi, sempre di Lush, un prodotto che mi è piaciuto tanto sono le loro gli spumanti, quindi quelli che si spezzettano e si buttano nella vasca da bagno. In particolare il mio preferito in assoluto è questo, che si chiama, non mi ricordo come si chiama, ve lo scriverò, mi ricordo come si chiama in inglese. Ah, Guarda che Luna! Si chiama Guarda che Luna, e purtroppo è un prodotto esclusivo di Natale, quindi io quando esce Natale, cioè in questo periodo, ne compro 15 praticamente, perché così mi durano tutto l'anno. E questo è gelsomino puro, io lo adoro, è proprio sa di gelsomino, è fantastica. Di questa io la spezzetto anche in quattro e ci faccio quattro bagni. Di bellezza è stata una cosa che mi è piaciuta tanto e che è stato un lavoro molto lungo da trovare, e cioè le mie salviettine struccanti preferite. Quest'anno, questo 2011, l'ho dedicato a cercare le salviettine struccanti perfette, per me ovviamente,
E alla fine penso di averle provate, che sono queste, e che sono le salviettine truccante della Yes to Cucumbers. Eccole qui. E queste qui sono venute da Sephora, costano poco, costano tipo 4 euro. Non costano, ovviamente ci sono nel supermercato, ne troviamo molte di molti più economiche, però rispetto invece ad altre che ho trovato, queste secondo me sono molto buone. Tolgono il trucco anche quello waterproof perfettamente, io le trovo benissimo, hanno un odore buonissimo. Ne ho provate varie, veramente tante, sia di quelle più economiche che di quelle più costose, perché quelle di MAC le odio profondamente. E invece queste secondo me sono molto buone, sono molto fresche e penso che rimarranno le mie preferite per tanto tempo. Se non le avete ancora provate, ve le consiglio, si trovano da Sephora, fantastico. Ultimo prodotto preferito di bellezza di quest'anno, almeno per me, è il mio profumo, che come vi ho detto io ho dei problemi con i profumi perché mi fanno venire mal di testa. E questo 2011 è stato un anno in cui ho dovuto cercarmi un nuovo profumo, perché il caro signor Giorgio Armani ha deciso di togliere dalla produzione il mio profumo, che era City Glam di Armani, e che portavo da sempre, da quando facevo le superiori, da tantissimo tempo, solo che Armani l'ha tolto dalla produzione, quindi non si trova più, e quindi ho dovuto mettermi a cercare un nuovo profumo, che è stata una sfida molto lunga. Avevo provato, dalla buona esperienza che avevo i profumi di Armani, avevo provato il nuovo Acqua di Gioia, però non mi era piaciuta. Alla fine ho trovato questo, che l'avevo, grazie a un campioncino dentro un giornale molti mesi fa, l'avevo provato, mi è piaciuto tanto e purtroppo è il profumo giusto, cioè non mi fa venire mal di testa. Io ho ricevuto tantissimi complimenti, dico purtroppo perché costa un sacco di soldi, ed è questo, ed è Chance Tendre di Chanel. E costa tanti soldi perché questa simpatica boccettina da 50 mg costa tipo 60 euro, e infatti io lo compro quasi sempre al duty free quando vado in aeroporto, perché costa meno, ovviamente si risparmia un po' di soldi. Questa penso sia la quarta o la quinta boccettina da cui vado, e penso che mi stia molto bene. È un profumo, se non l'avete mai più sentito provatelo, ve lo consiglio, perché di solito si conoscono i profumi tradizionali di Chanel, quindi c'è il numero 5, Coco Mademoiselle, però questo non ho mai sentito parlare tanto, però è molto molto buono, e soprattutto forse a me sta molto bene. Io ho avuto tantissimi complimenti su questo profumo, tantissime persone mi hanno fatto complimenti, hanno notato il profumo e gli è piaciuto tanto. Ok, bene, questi sono i miei preferiti del 2011. Ovviamente ci sono tantissimi altri prodotti che ho provato, che mi sono piaciuti, che ho amato, però questi sono quelli che ho più amato e usato durante il 2011. Non vedo l'ora di provarne tantissimi altri nel 2012. Comunque spero che questa prima puntata di Ginger Loves vi sia piaciuta, e seguiteci perché abbiamo tantissime novità, tantissime cose emozionanti da condividere con voi in queste puntate di Ginger Loves. Ci stiamo pensando e non vediamo l'ora di raccontarvi tutto quello che abbiamo in serbo per voi. Per ora è tutto, ancora buon anno, e vi ricordo che nel box qui sotto trovate tutti i nostri link, quindi veniteci a trovare su gingergeneration.it, ovviamente per tutte le news, per essere sempre aggiornati sui prodotti, sulla bellezza, sul cinema, televisione, musica, ci trovate lì con tutte le news. E poi trovate qui sotto il nostro account di YouTube e di Facebook, ovviamente con cui è il modo più facile per chiacchierare con noi, per scambiarci dei consigli. E mi raccomando, diteci quali sono i vostri preferiti del 2011, siamo molto curiosi, scriveteceli nei commenti qui sotto. E per ora è tutto, buon anno ancora, ciao!